Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati, buon anno. Speriamo che questo 2023 sia un anno. Attenzione ai microfoni, c'è qualcuno col microfono aperto per cortesia. Ecco, grazie. Dicevo, buongiorno a tutti, speriamo che questo anno sia un anno quantomeno di transizione. Chi mi conosce sa che io come prima data ho scritto un libro particolare, come prima data importante ho selezionato il 2025, non soltanto perché me lo sono sognato di notte, ma grazie ai documenti che ho approfondito. Sono l'autore di una trilogia sul nuovo ordine mondiale, quella che si chiama Un'opera unica. Oggi non parliamo di questo, parliamo di oro. Buongiorno Isabella, benvenuta e buon anno. Però ecco, ricordo che il documento nel formato ebook è disponibile gratuitamente per chi me lo chiede. Dalla prossima settimana il documento sarà scaricabile anche dal mio sito ammenteaperta.net per il costo di 3 euro. Lo abbasserò il costo di una colazione. Io non ho bisogno di donazioni, però se qualcuno lo vuole magari scaricare o fare anche un omaggio a qualcuno, l'omaggio gratis, può utilizzare il link mio, non ci sono problemi, basta mandare il link a persone che hanno una certa coscienza e una certa consapevolezza, no? Come si dice, non è una bella cosa dare le perle ai porci, cose di un certo valore naturalmente vanno. Questa è il primo intervento che faccio quest'anno, ovviamente. Ricordo che l'appuntamento è tutti i sabati, per il momento alle ore 9 italiane, perché c'è l'ora legale e per me sono già le 11, se no poi mi crea. Quindi lo manteniamo alle 9, almeno sino alla fine, a marzo, sino alla fine dell'ora legale, poi valuteremo da farsi. Saluto il dottor Walter Manca, che come al solito è disponibile, lo ringrazio. E al dottor Manca, se c'è qualcuno di voi che ha delle domande molto tecniche, ecco, è lui che poi investire i vostri soldi in oro tramite l'azienda che lui rappresenta e che io raccomando in questo momento, anche se sono un consulente indipendente, assolutamente, non ho nessun contratto con Auvesta. Mentre per le domande magari generiche, ecco, mi occupo io. Quindi diciamo che l'operazione che facciamo noi è in tre fasi, no? La prima fase è quella di promozione dell'idea Consulenza Oro attraverso il canale di Telegram, come prima battuta. Come seconda battuta voi ovviamente vi dovete leggere il report, dopodiché mi potete sentire me se avete delle domande ulteriori, oppure come ultima fase parlare direttamente con Walter Manca, che vi potrà assistere in tutto e per tutto per l'apertura del conto, che è una cosa semplicissima, una cosa semplicissima. Ecco. Chi apre il conto, a quel punto gradirei procedesse poi con i bonifici, cioè uno deve poi parlare con il dottor Manca quando è anche abbastanza pronto, certo che magari i soldi sono a disposizione, in banca, ha venduto la casa, cioè pronto proprio per partire, se no si aprono dei conti correnti e con Auvesta che sono gratuiti e poi si lasciano lì sospesi. Vi dico la verità, non è che mi piaccia molto questa cosa qui dal punto di vista professionale. Questa è la mia posizione, fate come credete. Allora, io lascerei la parola un attimo al dottor Manca per una brevissima presentazione, dopodiché iniziamo, insomma ritorniamo e facciamo la presentazione dell'intervento di oggi. Prego Walter. Grazie Max, buongiorno a tutti e buon anno a tutti quanti, anche da parte mia. Allora, io sono Walter Manca, vivo a Bolzano e assisto a Auvesta oramai dal 2013. Auvesta è un'azienda germanica, un commerciante di metalli preziosi che nel 2009 ha avuto l'intuizione di creare un servizio che renda accessibile
l'accesso ai metalli preziosi a chiunque, anche se non in possesso di capitali importanti, ma nella forma dei piani di accumulo. Quindi la gestione anche delle grammature e delle frazioni di grammo d'oro è una novità che ha introdotto a Ovesta da parecchi anni, che ha richiesto investimenti importanti in tecnologia per rendere possibile l'automatizzazione anche di questa operatività. E quindi, anche per una questione di semplificazione, ha previsto tre diversi livelli di piani di accumulo e un deposito per chi invece ha già immediatamente un capitale più sostanzioso e lo vuole investire in metalli preziosi. Quindi le tre tariffe dedicate ai piani di accumulo variano a seconda dell'obiettivo che può avere il cliente, cioè se vuole arrivare nel tempo a 10.000 euro, a 20.000 o a 30.000. Questo è orientativamente l'obiettivo, con delle rate minime che partono addirittura da 25 euro nel deposito più piccolo, quindi veramente accessibile a chiunque. Per chi non ha invece l'interesse ai piani di accumulo, c'è la tariffa Royal Class che prevede un versamento iniziale da contratto di 50.000 euro e poi si possono fare anche ulteriori acquisti a partire dai 2.000 euro. Visto che però la tariffa dei piani di accumulo più alta ha come obiettivo circa i 30.000, Ovesta concede, consente anche a partire da quella cifra, o anche da 25.000 a dire il vero, di accedere alla tariffa Royal Class, quindi cosiddetta tariffa una tantum. Ovviamente Ovesta è un commerciante, come tutti i commercianti guadagnano sul differenziale fra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita, il che a volte ha suscitato qualche perplessità perché chi si affaccia al mondo dei metalli preziosi, all'oro in particolare, è portato a ritenere che il fixing di Londra sia il prezzo che ognuno può ottenere da un commerciante. Evidentemente non è così, perché poi Massimo spiegherà magari anche meglio come viene o da chi viene definito il prezzo del fixing di Londra, ma quello è un prezzo riferito ai lingotti da 12,5 kg, che per intenderci sono quelli delle riserve auree delle banche centrali. Quindi assolutamente un prezzo all'ingrosso, che poi per chi vuole arrivare alla fine al lingottino fisico in mano deve subire dei passaggi commerciali che ne aumentano il prezzo. Tutto lì. Per cui Ovesta su questo è tra i commercianti che applicano un prezzo vantaggioso, ovviamente. Si parla di piani di accumulo, di depositi, di un servizio completo che pochi, anzi devo dire la verità che non ho trovato nessuno che offra ai livelli di Ovesta. E io fra l'altro mi occupo per Ovesta anche dell'assistenza a tutti i clienti in Italia, quindi no, non solo nella veste di promotore, ma anche proprio di assistenza diretta alla clientela. Come diceva il dottor Max, ci siamo ripartiti gli incarichi, nel senso che io seguo l'aspetto tecnico e quindi do le informazioni specifiche sui singoli depositi, sulle modalità d'apertura, sull'operatività dei depositi stessi, e lui si occupa della parte, diciamo, più studiata e generale dei metalli preziosi. Per cui per qualsiasi domanda sono volentieri a disposizione e i miei contatti li potete avere tramite il dottor Max in qualsiasi momento. Avrei concluso il mio intervento, Massimo. Benissimo, Walter, ti ringrazio. Mi sentite, vero? Benissimo. Allora, sì, allora dunque, ho una domanda. Io, caso che io non ho tanti soldi in banca, però vorrei investire in un piano di accumulo. Che cosa mi suggerisci?
di quale piano di accumulo mi suggerisci e quanto è il costo di apertura conto. Allora, come dicevo, i piani di accumulo variano a seconda dell'obiettivo che può avere il cliente nel tempo, quindi non c'è un limite di tempo che va rispettato, non c'è nessun obbligo di acquisto, uno acquista quando vuole, quanto vuole, c'è la rata minima a seconda dei depositi, per cui se l'obiettivo di un cliente è quello di arrivare nel tempo a 10.000 euro di controvalore con la rata minima da 25, questa si chiama tariffa smart e ha un costo di apertura di 750 euro. Ovviamente, essendo la quantità, chiamiamola così, prenotata più bassa, il prezzo sarà leggermente più alto al grammo. La tariffa successiva è la business, cioè per chi ha più o meno i 20.000 euro come obiettivo, e quindi anche qui la rata diventa più alta, sono 50 euro al mese, la rata minima, al mese, pardon, quando vuole, perché non c'è nessun obbligo neanche di periodicità. In questo caso il prezzo al grammo sarà leggermente più basso rispetto alla tariffa smart, che è la prima, quella d'ingresso, e il costo di apertura sono 1.500 euro. C'è da tenere presente che una volta pagati questi 1.500 euro di costo di apertura, li si recupera mediante un bonus, cioè su ogni acquisto viene aggiunto da parte di Ovesta un 2,5% chiamato bonus, fino al recupero integrale dei 1.500 euro. La tariffa di punta per i piani di accumulo è la premium, dove la rata minima è di 100 euro. Il costo di apertura sono 2.250 euro, il bonus è del 5%, sempre fino al raggiungimento integrale dell'aggio iniziale pagato, del costo di apertura. In questo caso, ovviamente, essendo una prenotazione maggiore, anche il costo al grammo sarà inferiore. Quindi, per rispondere alla tua domanda, cosa consiglierei? Tutto dipende dalle possibilità o dall'obiettivo, per meglio dire, che il cliente ha e che vuole raggiungere nel tempo. Benissimo. Allora, quindi mettiamo e ti chiamo, dico, io voglio aprire una smart. Praticamente il costo è 750 e io compro, in effetti compro 250, investo in oro soltanto 250 euro, giusto? Corretto, anche se devo dire che è andata via la voce, quindi immagino allora, tu abbia detto se acquisto 1.000 euro, se ho 1.000 euro da investire. Investo 1.000 euro, 750 sono di apertura conto, 250 vanno a acquistare oro. Esatto, ecco, esatto. In questo caso vale lo stesso discorso che hai fatto prima del bonus, no? Man mano che ci metto soldi, giusto? Man mano che ci metto soldi recupero piano piano il costo di apertura conto, giusto? No, questo nella Smart non è così. Nella Smart non esiste il bonus. Costo iniziale è un costo, diciamo, a fondo perduto. Poi non ci sono altri costi nella gestione del deposito online. C'è però, questo forse va anche aggiunto, c'è una possibilità qualora uno magari volesse testare il sistema e dice io non voglio metterci né 1.500 né 2.250, ma parto con una cosa piccola, ci mette i 1.000 euro, quindi fa la smart e poi visto che l'appetito viene mangiando, e questa è una cosa che succede abbastanza di frequente, decide di passare dalla smart alla business o addirittura alla premium, paga la differenza del l'aggio, cioè del costo di apertura, quindi se ha già pagato i 7,50 e vuole passare alla premium, che sono 2.250, paga i 1.500 di differenza e da quel momento ha il bonus su tutti i 2.250, quindi 7,50 iniziali più i 1.500 successivi. Quindi il meccanismo del bonus, che funziona per la business e per la premium, cioè per i 1.500 e per i 2.250,
si attiva anche sulla Smart se si passa dalla Smart a una di queste due tariffe superiori. Benissimo, ecco, queste cose sono molto importanti, no? Le ho chieste apposta al dottor Manca, perché generalmente, anzi quasi sempre per la ricerca che ho fatto io sulle altre aziende, no? Si chiama ricerca sulla concorrenza, io mi sono occupato per tanti anni di marketing, quindi questa qui è proprio, diciamo, il mio settore, ho per il momento selezionato delle aziende di cui ora poi parliamo. E ce ne sono diverse, no? Ho intenzione di selezionare, di fare uno studio approfondito su come lavorano 7-10 aziende di concorrenza e come consulente indipendente poi presentarvele, mettervele a disposizione e voi vi fate, come al solito, le vostre valutazioni. Cioè, non necessariamente poi dovete scegliere o vesta. Io presenterò il tutto in maniera più onesta possibile. Ma mi emerge da quel poco, non è che ho fatto poco, ho già studiato un bel po', però diciamo quel lavoro che ho fatto fino adesso, che Ovesta presenta una delle caratteristiche più interessanti, che presenta una flessibilità che ha appena presentato il dottor Manca, che le altre aziende non presentano. E io vi posso fare anche un altro esempio. Quando si investite, per esempio, 10.000 euro, comunque se 5, 10, quello che volete, in un'altra azienda, i soldi vengono in linea di massima vincolati. Cioè, non è che voi potete rivendere l'oro e chiedere a Ovesta di riaccreditarvi i soldi sul conto corrente, no? Cioè, prima lo comprate, fa tutto il discorso di acquisto, però a un certo punto avete bisogno d'oro, scusate, avete bisogno di 1.000-2.000 euro, contattate Ovesta, che contattate Ovesta attraverso il sito è molto semplice, vendete 2.000, l'equivalente di 2.000 euro di oro, i soldi a Ovesta ve li accredita sul conto, li utilizzate normalmente e non avete quasi nessun tipo di costi per fare questo, va bene? Con un investimento in un'altra azienda, nelle altre aziende non funziona così, ma sapete perché non funziona così? Perché in effetti queste aziende non sono aziende di, sono banchi metalli di compravendita d'oro classiche, tipiche, tradizionali, chiamiamole così. Perché in quel caso si compra e si vende oro e basta. Queste sono aziende che si presentano utilizzando la parola gold, no? In inglese gold. Quindi te pensi di comprare oro, in effetti non compri nessun oro o lo compri solo in piccola parte. Loro utilizzano i tuoi soldi. E sui mercati finanziari e ti pagano anche degli interessi mensili. Allora, queste non sono aziende tipiche tradizionali di compravendita d'oro, sono di fatto delle aziende finanziarie che utilizzano la buona fede, cioè loro sono in cattiva fede, però diciamo, come detto, ti presentano il discorso oro come investimento oro. Nella realtà ti pagano degli interessi grazie alle speculazioni finanziarie di borsa, spesso e volentieri, ovvio, collegate alle cripto, con tutto quello che ne consegue. Allora, attenzione, io non sono qui per criticare niente nessuno. Uno può fare quello che vuole, a me non mi importa nulla. Ma questa è. Se c'è qualcuno che mi può smentire, mi scriva, faccia quello che vuole. Io sono qua in Tanzania, accetto tutte le critiche del mondo, ma queste di fatto sono truffe. Perché? Prima di tutto, queste aziende sono iscritte all'albo come si chiama Walter, quello lì, all'albo di Stato, no? Come si chiama? Ora mi sfugge la parola, poi tanto mi aiuti te, non ci sono problemi. Come Operatori professionali in oro. Bravo, grazie, ti ringrazio. Però di fatto non lo sono, perché sono dei veri e propri operatori finanziari, come se fossero brokers. Ecco, prima di tutto, già questa la Banca d'Italia dovrebbe intervenire, e però purtroppo per ragioni burocratiche non interviene quasi mai perché non ha controllo, no? Cioè non ha degli agenti come ci sono agenti delle tasse, no? No, non è strutturata per controllare niente. Uno si iscrive, paga e va bene così. La seconda cosa è che sull'oro non ci sono interessi, non ci sono mai stati interessi.
L'oro è una cosa che si compra, si tiene lì e si rivaluta costantemente nel corso degli anni. Tant'è vero che si parla di interessi nel medio e lungo periodo, oppure si chiama anche investimento come bene di rifugio. Va bene, perché in linea di massima protegge sempre dall'inflazione, quindi è giusto chiamarlo anche così. Però vorrei far notare una cosa che io l'ho scritta nel report, che l'ho scoperta e ho sorpreso anche me. Beh, chi ha investito 10.000 euro nel 2000 in oro, nel 2020 si è ritrovato esentasse l'equivalente di 50.000 euro. E non c'è stata nessuna azione di nessun ordine tipo Bitcoin, di un'azienda a livello mondiale che ha avuto più successo, dell'azienda che ha avuto più successo nel mondo. C'è nessuno che lo può indovinare negli ultimi 15 anni, 20 anni? Vi potete dire un nome? Non è tanto difficile. Faccio anche per stimolare un attimino la conversazione, perché io non mi piace parlare troppo. Via. C'è nessuno che può fare un tentativo? Ve lo dico io. Ve la dico io. L'azienda, per quello che mi risulta, dal punto di vista del profitto, che ha avuto maggior successo è Amazon. Amazon. Poi magari c'è un possesso anche un'altra più piccolina che ha fatto, però come azienda grande è quella che è Amazon. Va bene? Ecco, dicevo, non ci sono interessi, non ci possono essere interessi. L'oro ha fatto bene credere o non credere 5 volte, quindi è stata l'investimento migliore che uno poteva fare. Ma naturalmente non lo leggete mai sui report finanziari, perché l'esperto finanziario non tratta oro. C'è nessuno che tratta oro, c'è nessuno che fa questo lavoro qui in Italia. Ci sono tantissimi consulenti finanziari che un po' più un po' meno fanno il loro onesto lavoro, permettetemi di dire, poi si lavora in tante maniere, no, come sempre, e che però non sanno niente d'oro, e non sanno niente perché non possono nemmeno vendervelo. Quando fanno questi contratti con le foglie non ci deve essere, perché è considerato una concorrenza, cioè vendere oro è come vendere una cosa che non fa parte del pacchetto, perché non essendo considerato un bene finanziario. E qui oro vi parlo brevemente, sto facendo questa ricerca, dicevo, selezionando queste aziende, e per il momento ve ne menziono 4. Attenti bene, io non sono qua per criticare niente nessuno, io vi dico quello che ho scoperto, che dicono loro, che posso io documentare, che dicono loro nei loro interventi, eccetera, eccetera, e che si può tranquillamente vedere su internet. Io vi mando il link, vi andate a vedere i video che hanno fatto loro, quelli che fanno loro, e così vedete quello, potete appurare quello che vi dico. Le aziende che ho selezionato in questo momento sono Golden Way, che vediamo un po', Golden Way, praticamente sull'immagine, se andate a vedere su YouTube, l'immagine che loro, allora, il nome che si sono date è Golden Way, però il sito è stato aperto come Bitcoin Investment, quindi se lo dicono per conto loro che sono investimenti Bitcoin, quindi in cripto, il gold non c'è niente a che fare, chiaramente vi danno degli interessi, va bene? Poi vi devo dire una cosa molto importante per coloro che hanno investito in queste aziende negli interessi, perché tutta questa argomentazione che vi sto facendo è anche proprio finalizzata a questo punto importante. Poi sto, eccola qua, poi ce n'è un'altra che si chiama Trust in Gold, che è comunque un'azienda, quell'altra che dicevo
un'azienda, vediamo un pochino, non voglio fare troppa confusione, ma allo stesso tempo devo essere preciso, ci sto ancora lavorando, quindi vi chiedo un po' di pazienza. Allora, sì, molte sono aziende straniere, sono a Dubai o sono in altre aziende, non sono in Europa alcune. Trust in Gold, vediamo un pochino, eccola qua. L'ho contattata, Trust in Gold, ci dovevamo risentire, ma poi per tutta una serie di ragioni non sono riuscito a contattarli. E quando li, questi sono a Brescia, benissimo, Trust in Gold è a Brescia. Poi c'è Gold Avenue. Gold Avenue è un'azienda invece che è in, non è in Italia, è un'azienda, mi sembra, o in Inghilterra o in Svizzera, benissimo, ci sto ancora studiando. Ma la cosa importante è, queste sono tre, diciamo, aziende, no? Che utilizzano la parola gold in varie maniere. E Oro Villa, che adesso ve lo posso anche, ve la posso anche menzionare, perché per un certo periodo si raccomandava anche noi. Io ho contattato la signorina di Oro Villa, la quale è stata molto gentile. Però, siccome io nel frattempo vado avanti con lo studio e con la ricerca, sono entrato in contatto con una. Speravo di poter annunciare la collaborazione oggi, purtroppo dobbiamo rimandare di una settimana perché ci sono state le feste e poi in Italia, sapete, le feste finiscono domani, no? C'è la Befana da ieri e quindi ricomincia tutto l'orto. L'Italia è un paese, è una pacchia in un certo senso. L'1 mattina qui in Tanzania le banche erano già aperte a lavorare, immaginate, non tutte, però le principali. Vabbè, ecco, dicevo, l'ho contattata, mi ha dato delle informazioni corrette, eccetera. Poi a un certo punto io ho saputo da quest'altra azienda, no? Che loro fanno anche, ho saputo che fanno anche stoccaggio. Dato risposta alle domande, parlo di Orovilla, che gli ho chiesto perché per fare stoccaggio loro devono avere un codice particolare, una licenza particolare, che non so per quale ragione non hanno fornito. Io l'ho richiesta, guardi, io sono in contatto con dei clienti, così così, ve li appoggerei volentieri, però ho bisogno naturalmente di essere rassicurato sulle licenze, voi dovete essere in condizioni. E non mi hanno più contattato. Quindi io vi dico quello che è successo, non voglio parlare male di niente e di nessuno, però non posso più raccomandare punto fondamentale anche di questo intervento. Perché ho voluto fare questo intervento? Perché io ho delle clienti che mi dicono: guarda, ma signor, io ho già investito in oro con queste aziende che mi danno degli interessi. Gli interessi mensili e io cerco di spiegargli le cose, no? Cerco di spiegargliele, però se lei ha già fatto e magari è una persona che vuol venire qua in Tanzania a visitarmi, che mi segue da tanto tempo, per tante ragioni, cosa volete che gli dica? Vendi so, vendi tutto e vieni con me. Poi siete liberi di investire dove volete. Poi frega, anche se lo perdete sarà la fine del mondo. O avete investito il 50% del vostro patrimonio, è una cosa diversa. Allora, però attenti, e il suggerimento che vi do è il seguente: per tutti coloro che hanno già investito in queste cripto, e fino adesso il mercato tiene, quindi fino al grande reset, se vi pagano degli interessi, prendeteli, ve li accrediteranno, avete due possibilità. O di riaccreditarveli sul conto corrente bancario, oppure di riaccumulare, di tenerli, di farveli riaccreditare sul conto corrente che avete con questa azienda finanziaria. Benissimo. Il mio suggerimento è quello di mantenere il capitale giusto, cioè magari 3.000-5.000 in relazione alle vostre possibilità. Mantenete quindi il capitale che avete investito lì a questo punto, non svendete niente, va bene? Però investite gli utili mensili in oro e avete due possibilità. Avete la possibilità di
comprarlo presso Ovesta nelle forme, nelle maniere che il dottor Manca vi ha appena presentato e che volendo potete approfondire con lui, oppure potete comprare oro sfuso. E come dicevo, dalla prossima settimana siamo in condizioni di vendervi anche oro sfuso ad un prezzo, mi sono raccomandato con questo banco metalli, questa raffineria, molto competitivo per il mercato. Cioè noi usciremo con dei prezzi sui quali io non guadagno niente, però non mi interessa, non guadagno niente. Anche il dottor Manca offrire un servizio di consulenza a 360 gradi e lo facciamo volentieri. Lo stesso, i prezzi di trasporto saranno tutti abbastanza contenuti nella spesa, eccetera, per cercare di farvi comprare questo benedetto oro. Quindi il mio suggerimento è quello di stare sul conto corrente bancario, tenere un occhio, no, a tutta questa operazione, a fine mese automaticamente comprare oro. Non lo dovete comprare tutti i mesi, potete farlo anche ogni 3 mesi, però fatelo. State molto attenti perché queste aziende qui sono aziende finanziarie, come se voi andaste in banca e investiste soldi comprando azioni. Banca vi suggerisce, no? Ma la stessa cosa, non cambia assolutamente niente. Per di più avete un altro problema. Il problema è che i soldi sono vincolati per tutto l'anno e alcune di queste anche ve lo vincolano in maniera tale che vi dicono sì, fino a fine anno, però poi dopo se volete soldi indietro a fine anno ci avete da pagarci anche una penale che va intorno al 20-25%. E se andate e seguite bene degli interventi che ho fatto precedentemente, ci sono stati degli amici che hanno seguito, hanno fatto proprio l'intervento in diretta, che hanno detto questo. Quindi non lo so solo io, l'hanno confermato loro. Quindi dovete stare molto, molto, molto attenti. E soltanto quando sarete formati, educati, insomma, diciamo, dopo un certo periodo con un minimo di esperienza, ecco, spero io di darvi una mano. L'agenda giusta, perché io suggerisco e ho fatto investito i miei piccoli risparmi in Ovesta e poi da lì sono poi diciamo anche no ho preso lo spunto per suggerirlo agli altri, perché a Ovesta si configura in una maniera molto particolare di cui adesso in diretta non vi voglio dire. Vi metto a disposizione due PDF sui quali è spiegato tutto ed è soltanto per questa ragione, non soltanto per questa, ma principalmente per questa, che io mi affido a Ovesta. Poi mi sono trovato, mi è rimasto bene anche col servizio, il dottor Manca è una persona molto, molto disponibile e quindi sono rimasto molto contento. Ora, parliamo un attimo del servizio, no? Ho menzionato il discorso del servizio. Io spiego che uno degli aspetti fondamentali per queste cose è il servizio clienti. Ne parlate prima, richiamate e parlate con un'altra signorina. Poi riparlate e parlate con un signore. Cioè, andate avanti con questa storia qui, non avete mai un punto di riferimento preciso che conosce esattamente la vostra situazione finanziaria, di investimenti in oro, che vi può dare anche una risposta in maniera efficiente in 24 ore. In questo caso la persona ce l'avete, è il dottor Manca, ma siccome lui è un professionista, ha lavorato per 27 anni in banca, non può fare tutto questo lavoro gratuitamente, non lo può fare, evidentemente a Ovesta bisogna che lo paghi. Ecco che voi con l'aggio iniziale, col costo di costo, aprendo il conto, avete dei costi di conto, ovviamente perché a Ovesta bisogna che paghi il dottor Marche e paghi la consulenza. Però una volta che l'avete pagato, attenti, voi non avete più gabelli come avete in tante altre aziende che qualsiasi cosa fate, vi dovete pagare una fee, cambiate l'email, cioè avete una fee da pagare
Avevo chiesto a un amico, Andrea, di fare un intervento oggi per portare anche la sua testimonianza, che è molto importante sotto diversi punti di vista. Per esempio, lui voleva aprire un conto corrente con noi, con Auvesta, durante i giorni di promozione, vi ricordate? No, c'è stata la promozione da Auvesta e poi c'è stata anche la mia promozione. Non l'ha potuto fare perché lavora con un'azienda online. Inizialmente era una banca in Inghilterra, inizialmente. E non l'ha potuto fare perché quando ha provato a fare ma questi soldi insomma è arrivati in questa, non abbiamo potuto aprire il conto. Ora lui era occupato perché ovviamente lavora, non è nemmeno fra l'altro in Asia, quindi c'è tutto un discorso. Non so se ce la farà intervenire, magari interverrà la prossima settimana. Quindi vedete, qui emergono diversi problemi e molti, come un'amica mi dice, ah, io prendo i soldi di interessi che mi dà questa azienda finanziaria che le... e me li metto sul wallet, online wallet. Ma state attenti a mettere questi soldi lì, perché poi quando li dovete trasferire magari vi spariscono. In aggiunta a questo, questa azienda, ascoltate bene, Wise, per qualche ragione ha deciso di chiudere il conto, questo amico, ad Andrea. Lui non sa assolutamente perché lui non ha fatto, per me non ha fatto niente di particolare, ha soltanto cercato di trasferire i soldi da Wise ad Auvesta. Gli hanno chiuso il conto. Ora lui è dovuto correre nella banca dov'è per aprire un conto perché gli hanno detto te li riaccreditiamo. Quale hai fatto inizialmente l'apertura conto? Che lui non, questa banca è andata fuori business, è fallita. Vi immaginate che adesso in che casino è? Perché deve aprire un conto nella spesa sul conto nuovo. Quindi state attentissimi a queste banche online. Ma io non state dietro a queste tutte queste cose online. Dovete queste balle qui di queste banche nuove rischiano, hanno il diritto in qualsiasi momento di chiudervi il conto e di prendersi i soldi. E cosa fate a quel punto? Chiamate l'avvocato? Quale avvocato mi può seguire in questa cosa? State attentissimi a queste operazioni finanziarie, perché col grande reset sparirà tutto, eh? Sparirà tutto. Tutte queste banchette online spariranno. Io devo dire anche per fortuna. Ora non lo so se quelle che creeranno loro saranno più affidabili. Su questo dubito. Però state attenti a dove mettete i soldi. Quindi il mio suggerimento è questo. Avete anche piccoli risparmi? Apritevi un conto corrente, magari non con la Smart che perdete 750 euro. Andate con la Premium. Chi è che non ha 50 euro al mese da investire? E iniziate piano piano a coltivarvi il giardino vero, perché l'oro è una cosa tangibile, è vostro e rimarrà sempre vostro. Voi sapete chi mi segue. Sa che io non posso, per lo studio che ho fatto, dirvi sì, comprate oro sfuso, va bene lo stesso come fanno tanti consulenti, no? Perché non hanno voglia di spiegarvi le cose bene, tanto l'importante per loro è far soldi, va bene? Perché? Perché quando è stato, come spiego nel report, rastrellato l'oro nel 33 in America, ma poi fece la stessa operazione, vi ricordate, ricorderete, Hitler in Germania e Mussolini in Italia, e poi mi sembra di aver capito che fece qualcosa Stalin anche in Russia, anche se non lo sappiamo, lasciamo perdere questo. La fattura dell'oro e quindi il sistema, se vuole, sa che avete dell'oro in casa. Primo punto. Secondo punto, dove lo mettete? Perché se si parla di piccoli quantitativi, forse potete nasconderli anche in casa, o
mettere una cassetta di sicurezza, però se poi la banca chiude, vi sequestrano anche loro. Vedete, diamo loro, e io con tutta la creatività che posso avere, l'immaginazione che posso avere, non vi posso suggerire di seppellire nel giardino, come fanno tanti consulenti, 20, 30, 40, 100 mila euro d'oro. Ma come si fa a dormire la notte facendo una cosa così? Non ci sono in casa. Quindi ecco qui che viene fuori il discorso Cavò, viene fuori il discorso Auvesta, viene fuori il discorso che Auvesta è strutturato, in cui i vostri soldi, i vostri investimenti, può venire la terza guerra mondiale, la quarta guerra mondiale, non ve li toccherà mai nessuno. Di questo sono certissimo. Guardate che io uso solo il condizionale nei miei interventi, perché io non posso garantire di niente e nessuno. Però in questo caso un'eccezione la faccio volentieri. Per il momento mi fermo qui, se avete domande siamo a disposizione. Via, fateci pure tutte le domande che volete. Io avrei una domanda. Che troppo, mamma mia. Volevo chiedere questo. Ho trovato molto trasparente, apprezzo molto la gestione del deposito. Ho visto che da subito anche piccole cifre vengono già suddivise geograficamente in depositi diversi, quindi mi è sembrato veramente interessante questa gestione, no? Però mi chiedevo, fatto 100 il totale del proprio investimento in oro, quale percentuale è consigliabile lasciare in deposito? Io per adesso ho tutto in deposito, ma se è il caso magari di tenersi anche qualche linguettino minimo da poter eventualmente vendere se proprio ci trovassimo così nell'emergenza o nella necessità di farlo. Più o meno voi sapete darci così un'indicazione o avete un'idea su questo? Allora lascio. La domanda è una domanda per me. Io nel report preciso che suggerisco di comprare dai 5 ai 10 mila euro di lingottini, possono essere monetine. Ora poi quando apriamo e completiamo l'accordo con questa raffineria, andate sul sito, ci sono tante possibilità, no? Comprate un po' quello che volete. Sì, sì, ma è il suggerimento che do anch'io, Isabella. Preciso, Isabella ha aperto un conto con noi recentemente, quindi state ascoltando una cliente Auvesta. Prego, prego Isabella. Grazie. Prego, hai altre domande? La seconda domanda, veramente ne ho ancora una. Mi par di capire che i lingottini sono forse quelli più immediatamente gestibili sul mercato, no? Anche lingottini molto piccoli che puoi magari vendere così. Ho perso la prima parte, la puoi ripetere, scusami. Se ho capito bene, i lingottini anche magari di piccolissimo taglio sono quelli che immediatamente sono quelli più gestibili sul mercato per risolvere un'emergenza che puoi vendere, insomma. Mentre magari con le monete ci sono più un pochino più difficoltà. Esatto. Posso intervenire a questo riguardo? Grazie Isabella, mi dai lo spunto per dirvi una cosa importante. Anche quando faranno il grande reset, ma non è mica che il grande reset funziona in maniera tale che ti dicono, oh guarda, allora il grande reset inizia domani e domani l'altro, capito? Siamo già in regime operativo. I soldi funzioneranno, potrai riscuotere i soldi così. No, le banche saranno tutte chiuse. Posso dire una cosa? No. Mi sentite? Sì, prego. Chi sei? Chi sei? Come ti chiami? Andrea. Ciao Andrea, prego. Andrea, dalle Filippine. No, Andrea, ho parlato di te.
Andrea, aspetta un attimo. Sì, Andrea, ho sentito. Andrea, ma ti presenti con Andy Coach e non ti ho riconosciuto. Finalmente ti sei fatto vivo. Andy, sì, ascolta, Andy, allora guarda Andy. Andrea, perdonami. Allora Andrea è l'amico di... Calma, per spiegare la tua esperienza. Massimo, non si sente niente. Sì, infatti non si sente niente. Aspettate un attimo di pazienza. Volevo dire riguardo a chi detiene, tiene l'oro fisico. C'è un esperto toscano che dice una cosa molto interessante. Dice di comprare dei lamierini d'oro, perché sono piccoli, perché si possono anche tagliare, quindi fare più piccoli, tagliare con una forbice. Soprattutto si può fare un attacco e scoprire che è veramente oro puro al 99,9, che sarebbe poi 24 carati, giusto? Tornato, mi sentite? Adesso sì. Sono stato chiaro io. Allora, mi senti? Date, ho problemi. Ah sì, ci sono dei problemi. Non si sente. Andrea, prova a staccare il microfono quando non parli, forse perché sento un disturbo di moto. Allora, mi sentite adesso? Qua. Mi sentite adesso? Sì, sentite? Adesso sì. Oh, scusate, era andata via la linea. Allora, ripeto, Andrea è un amico, l'amico che voleva approfittare della doppia promozione, che non vive in Italia, vive in Asia, e purtroppo non è riuscito a aprire il conto con Avesta perché questa azienda, questa Wise, questa banca online, non gli ha permesso di trasferire i soldi. E non c'è stato verso di capire quale sia stato il problema, non è stato, per di più gli hanno chiuso il conto, e quindi volevo che lui adesso dicesse la sua testimonianza. Andrea, ci sei, no? Ecco, puoi partire con calma dall'inizio e spiegare quello che ti è successo? Prenditi pure tutto il tempo che vuoi, in un certo senso, non ci sono problemi, dai. Sì, vabbè, un mese fa io ho ricevuto la notifica che dovevo fare la verifica, anche prima, già mi sentivo male e stavo viaggiando, ero in Thailandia al momento, quindi ho aspettato fare la verifica, comunque è iniziato che sarà quasi un mese fa, cercando di dare tutti i documenti che mi chiedevano ogni volta, o mi dicevano questo non va bene, oppure mi diceva questo è stato accettato, quando ho dato dei documenti tipo il passaporto, e niente. Hai detto una cosa interessante, Max ha detto una cosa interessante, che quando si ha a che fare con queste società, queste aziende, queste banche, cambia sempre anche l'interlocutore. Quindi alcuni rispondono bene, aiutano, altri invece sembra che prendano per il sedere. Infatti una mattina mi sono svegliato e c'era un'email che diceva noi non siamo autorizzati a fare, non mi ricordo adesso la parola, come se io avessi chiesto un trattamento speciale. Insomma, ma alla fine queste verifiche le fanno un po' tutte le banche, sono costrette a farle. Io penso un po' anche come le compagnie aeree che sono costrette
a fare loro i poliziotti, a controllare se tutte dei vari stati sono, non so come si dice, mi sentite? Sì, sì, io ti sento. Prego. Sì, tutte le varie regolamentazioni dei vari stati, quindi non so, il biglietto di ritorno, il visto, il paese di provenienza, quindi il passaporto che uno ha. Adesso si è aggiunto la puntura, insomma. Quindi anche le banche adesso fanno lo stesso servizio, fanno i poliziotti e fanno le verifiche. Le verifiche sono un grosso problema, soprattutto per chi viaggia. Non si può avere tutti i documenti disponibili. Almeno, io mi sembra così. Voi cosa ne pensate? Beh, mi sentite adesso, vero? Andate via la linea un paio di volte. Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì. Adesso sì. Ok, scusatemi. Ok, benissimo. Allora, no, dicevo, il problema è stata la verifica, no? Come dicevi, Andrea. Ora abbiamo capito perché ti hanno chiuso il conto. A un certo punto te non hai fatto la verifica, hai provato a fare i bonifici, e non te li hanno passati perché non eri riuscito a... No. La verifica io avevo tempo fino all'altro ieri, al 5. Però già il 4 mi hanno bloccato un altro sì, ma te bonifici... Ma scusami, abbi pazienza, scusami. Te Allora, guarda, te il primo bonifico hai provato a farlo quando? Il 24, 23, 24, ti ricordi? No, prima, ancora prima. Prima. A mio avviso... Dicembre. Ecco, a mio avviso, non te li hanno passati perché non hai passato la verifica che ti avevano richiesto precedentemente. Almeno loro dicevano, tu adesso puoi lavorare e fare tutto quello che puoi, mi hanno scritto così, fino al 5. Sì, fino al 5, tu hai tempo fino al 5 per fare la verifica, ma nel frattempo puoi utilizzare i servizi di TransferWise. Sì, ma vedrai che no, i servizi quotidiani, magari depositare soldi, ma se devi fare un trasferimento importante come quello che hai provato a fare te senza verifica, scordatelo, la banca non te lo fa. A banche americane, inglesi non te lo fanno. Vabbè, io ritengo inutile aprire. Non hanno detto niente. È inutile aprire adesso una discussione, una polemica tra noi. Sì, no? Non c'è bisogno. Non c'è bisogno, si cerca solo di capire quello che è successo. Puntualizziamo che loro non sono stati chiari, ma non mi hanno mai detto no, ti blocchiamo i bonifici. Anzi, no, mi hanno detto l'opposto. I bonifici tu li puoi fare, però tieni conto che dovrai passare la verifica entro il 5 gennaio. Vabbè. Benissimo, io se c'è nient'altro, Andrea, che vuoi aggiungere in questo momento? No, ma non c'è nient'altro riguardo. Dicevo che come si dice, al contrario dei lingotti, che sono più difficili e che potrebbero anche essere falsi, cioè avere del tungsteno dentro, non essere completamente di d'oro, i lamierini, chi si può permettere di comprare i lamierini, perché è difficile anche trovarli, sono molto più facili da gestire e anche da controllare al momento della vendita, per esempio, perché con una semplice tac si scopre se è oro a 24 carati. Basta, ho chiuso. Prego. Non so se Massimo non è
non riesce a collegarsi e a parlare, ma allora posso io adesso ci sono, Walter, vai pure avanti te, anche perché ho problemi un attimino di linea. Prego, Walter. Uh-huh. Allora, se, grazie Andrea per l'indicazione. Ci sono anche questi lamierini o foglie, addirittura lamierini che hanno pezzettini da un grammo che si possono staccare. Sinceramente che si taglino con le forbici mi risulterebbe abbastanza nuovo, ma in tutti questi casi il problema che vedo io è che la semplice tac, probabilmente è anche semplice, ma non credo che siano molti a poterla utilizzare, mentre con l'oro, soprattutto quando si parla di oro fino certificato, e quindi l'unico che tratta a Uvesta, c'è un lingottino che di solito è anche blisterato e ha soprattutto una certificazione che ne attesta la purezza, 999,9, per cui tanti dubbi non ce ne sono. Chiaro, se si va su lingotti più grandi che quindi non sono blisterati e tutto quanto, ci sono altri metodi per verificare la purezza, ma generalmente devono essere saggiati. Per cui quello che si diceva, ha il lingottino da 1, da 2, da 5 grammi, blisterato, fino certificato con tutta la documentazione che ne attesti la provenienza, te lo acquistano senza problemi. Diversamente io penso che qualche problema ci sia, anche perché poi dire un grammo, avendo tagliato un lamierino con la forbice, mi sembra un po' difficile. Comunque, questo era per quanto riguarda il discorso tuo, Andrea, che c'è chi comunque preferisce le foglie, lamierini, che hanno un altro nome che adesso mi sfugge, ma per una questione più che altro di costo, perché non essendo una lavorazione come quella dei lingotti, che sono marchiati con il marchio della fonderia che li ha emessi, numerati e così via, hanno una lavorazione minore e probabilmente anche il costo al grammo ne risente ed è un po' più basso. È vero, è vero, è giusto, non mi ricordavo, sono anche più economici, si paga, sì, sì. Non si paga, infatti, la lavorazione che c'è nel lingotto. Proprio per questo. Su questo argomento quindi abbiamo già detto. Vorrei fare una precisazione più che altro di non di sostanza ma di forma su una cosa che ha detto prima Massimo rispetto al discorso del 10% da acquistare, cioè dai 5-10 mila euro di controllore, da avere oro fisico in mano anziché un deposito. Parlando dell'azienda che ha selezionato, con la quale si può probabilmente la settimana prossima iniziare questa collaborazione e poterlo quindi indicare anche a tutti quelli che ascoltano e che hanno interesse, soltanto una precisazione, perché in Italia veramente siamo un paese che non fa soltanto festa prolungata per le vacanze di Natale fino all'Epifania, ma è anche un paese dove fanno le leggi in maniera particolare. E lo dico a questo proposito. Massimo ha detto: noi vi vendiamo oro, lingottini, quello che volete. Noi, al di là del fatto che né lui né io siamo commercianti d'oro, né lui né io siamo iscritti come operatori professionali alla Banca d'Italia, ma per la legge italiana non potremmo comunque vendere oro. Ma era soltanto una nota di stile, nel senso che noi non vendiamo oro, noi vi mettiamo in contatto con l'azienda italiana che vende oro. Tutto lì. Chiedo scusa per questa precisazione, ma per l'Italia è importantissima. Posso fare una domanda? Andrea, un accettamento, un secondo soltanto, per dire che è una precisazione dovuta, quindi non ci sono assolutamente
Prego Andrea, poi c'è Rita che aveva delle domande da fare. Prego Andrea. Sì, volevo sapere, rispetto ai piani d'accumulo, l'investimento una tantum ha dei vantaggi e se sì, quali sono, e se ha a che fare anche con il trust, si può dire. Grazie. Prego Walter. Allora, i vantaggi dell'una tantum ci sono su due fronti. Il primo è quello, essendo una quantità maggiore, non è un piano di accumulo e quindi a quell'obiettivo ci si arriva o si parte già da un importo consistente, quindi anche il prezzo al grammo è più vantaggioso rispetto ai piani di accumulo. L'altro vantaggio rispetto ai piani di accumulo è proprio legato alla gestione, cioè non si parla di versamenti periodici da 25, 50 o 100 euro, ma si parla di un versamento unico e poi eventualmente acquisti successivi a partire dai 2000 euro, ma sicuramente non in forma di piano d'accumulo, saranno sempre come acquisti una tantum, quindi anche la gestione del deposito è meno impegnativa e per cui costa meno. Anziché lo 0,08% mensile sul depositato, il costo del deposito, che è di massima sicurezza e assicurato al 100%, è dello 0,025%, quindi inferiore. Questi sono i due vantaggi dell'una tantum rispetto ai piani di accumulo. Prego, finito Walter? Ah, sì. Si può dire qualcosa sul trust? No, in se questo c'è. Momento qui, allora, il trust ne parliamo personalmente, se anche te o qualcuno è interessato a parlare di trust, certo che se ne può parlare, però ne devo parlare personalmente dopo che poi avete letto i documenti che vi devo inviare, allora a quel punto ci si può sentire e vi spiego tutto. Abbiamo, Augusta ci ha chiesto la cortesia di usare una certa discrezionalità, cosa che noi facciamo con molto piacere. Ovviamente possiamo farlo a livello professionale e con interventi privati, ma non in pubblico. Rita, prego. Sì, buongiorno, grazie della parola. Allora io forse non ho capito bene, forse anche perché ogni tanto la voce sparisce, quindi non riesco a seguire totalmente la conversazione. Avevo una perplessità sui piani d'accumulo e non ho capito se a fronte di un versamento periodico poi si riceve direttamente il lingottino oppure se è un po' come un piano d'accumulo che fanno le banche o gli istituti finanziari, cioè che comunque l'oro rimane fisicamente da un'altra parte rispetto, come dire, a casa mia. E questa è una prima perplessità. Poi vorrei capire meglio la differenza tra i lamierati, vorrei capire bene, provo a spiegarmi, se i lingottini sono soltanto blisterati, e ne ho visto uno, quindi ho capito che è un lingottino dentro a un blister della grandezza di una carta di credito, per intenderci, e se hanno poi una loro vendibilità anche se si tolgono da questo blister. Prego, cioè, Walter, non ho capito. Tu possa... Ah, scusami. E la differenza di rivendibilità, la differenza, diciamo, di un mercato eventualmente di rendere di nuovo solubili, come dire, in valuta corrente, sia il lingottino che il lamierino. E poi vorrei capire come si può comprare questo lamierino, cioè da chi si può comprare questo lamierino. Allora, io faccio rispondere a Walter, però adesso devo dire una cosa, colgo l'occasione per dire questo. Tenete presente che quando comprate l'oro sfuso, lo pagate sempre, adesso sta andando sull'oro, no? Perché questa settimana visto anche il grafico sul canale, e sta andando su e probabilmente non tornerà più giù. Dovevate comprare quando era 52, 53, io ho cercato di convincervi in un certo senso, ma
capisco perfettamente, adesso è già a 59 e andrà ancora più su. Quindi, se siete, sentite che siete pronti a farlo anche finanziariamente, è il momento di farlo perché è capace che fra un mese andrà oltre 60. Primo punto. Secondo punto. È che quando comprate oro e lo comprate appunto, vedete, a questi costi, poi dopo l'andate a rivendere a un compraoro che ve lo paga. Io mi sono informato, un compraoro ve lo compra 50% o meno. Quindi un discorso è comprare un po' di monetine e tenerle per riserva nostra in caso ci sia bisogno. E un discorso è comprare dell'oro per poi rivenderla a breve, che in questo caso non vale assolutamente la pena, ve lo dico chiaro. No, fate un'operazione di questo tipo. Non vale assolutamente la pena perché perdete subito il 40, il 50% quasi del valore perché mi hanno detto che al compro-oro lo pagano 33-34 euro al grammo, è la metà di quello che pagate. Quindi state molto attenti. Prego, Walter, puoi rispondere adesso, Rita. Sì, allora sulla prima perplessità, cioè quella se l'oro rimane depositato o se si può avere il lingottino man mano che si acquista anche col piano d'accumulo, Avesta dà la massima libertà al cliente di scegliere quello che vuole, cioè se il cliente che sta facendo un piano d'accumulo arriva a 20 grammi e vuole tenersi a casa 20 grammi in lingottino o 10 grammi e lasciarne una parte, è liberissimo di farlo. Cioè, nel momento in cui raggiunge la grammatura del lingottino che vuole che gli venga inviato a casa, dal portale, dall'incarico, dall'ordine di consegna e riceve a casa. Quindi non c'è nessun problema, non c'è nessun vincolo, che bisogna lasciarli in deposito o meno. Ovviamente il servizio di Avesta, che comprende anche l'obbligo per Avesta di riacquistare l'oro, se il cliente ce l'ha in deposito e ha bisogno di 1000 euro, dà l'ordine vendere per 1000 euro e gli arrivano dopo 2 giorni sul conto. Se non sono depositati perché ce li ha a casa, potrebbe rimandarli ad Avesta. E anche senza farli ripassare dal suo deposito, Avesta, che ha il documento di uscita, li vede rientrare, li verifica blisterati, che non siano stati, insomma, manomessi e li riacquista come se fossero in deposito. Chiaramente ci sono dei costi, per il trasporto e per l'assicurazione del trasporto stesso che probabilmente rendono antieconomico, questo passaggio. Però se uno preferisce averli a casa, ha la sua sicurezza e tranquillità nella gestione a casa dei lingotti, assolutamente nessun problema. Man mano che ha i grammi che gli servono, che vuole, nella pezzatura che vuole, se li fa mandare a casa. Quindi massima libertà da questo punto di vista. Sul discorso della certificazione, essendo oro fino certificato, l'oro 99,9 ha una duttilità particolare, per cui se fossero fuori dal blister non è garantito che il peso nel tempo sia rimasto, perché l'abrasione e gli agenti esterni che possono, con i quali può venire in contatto possono variarne anche il peso. Quindi la prima problematica è relativa al peso, quindi se è blisterato è sicuramente 1 grammo, se non è blisterato deve essere valutato e pesato e saggiato anche per vedere che non sia poi magari qualcosa di diverso dall'oro. Ed è per conto mio lo stesso discorso che c'è con le foglie d'oro, le lamine. Sulla rivendibilità sul mercato, come diceva Massimo, qualche informazione così dai compro-oro la si può avere, però no, non è che ci sia un mercato al quale rivolgersi e avere un prezzo certo. La rivendibilità direi che è certa, il prezzo che pagano un po' meno. Ho Grazie mille. risposto? Prego. Sì, grazie. Grazie Rita. Altre domande?
report per caso? È un po', no? Rita, mi senti? Sì, sento, sento. Ecco, no, dicevo, siccome purtroppo la linea stamattina, sabato mattina, è sempre un po' difficoltosa nella zona. Io abito in un villaggio tanzaniano, eh? Quando dico villaggio, non è un resort, villaggio tanzaniano. Io sono l'unico. 3 anni fa qui non c'era nemmeno internet, 2 anni e mezzo fa, quindi bisogna accontentarci un po' delle cose. Hai altre domande? È già un po' che ci segui, no? Hai altre domande? Per caso ti ho già mandato le integrazioni, ricordatevi. Le integrazioni sono a disposizione, ma me le dovete chiedere. Io ogni tanto le posto sul canale, ma non so se voi le scaricate, eh? Rita? Pronto? Sì, ci sono, ci sono. Ecco, hai già letto il report? No, non ho letto il report, sono tornata in Italia di recente, ho avuto altro da fare, ero in itinerante, quindi non mi sono fermata a studiare quello che ti avevo chiesto di mandarmi. Comunque ti ringrazio per questa diretta e per la domanda che ho potuto fare. Beh, niente, ce lo crede. Chiudo l'audio perché non vorrei fare disturbo, oltretutto ho difficoltà anche ad ascoltare, a volte perdo dei tratti di conversazione. Sì, sì, sì. No, rimango in linea. Sì, benissimo, queste dirette le facciamo anche per dare informazioni, no? Altrimenti che si fanno fare? Va bene. Allora dicevo, ricordo che potete scaricare. Che condividerlo se volete. Il report è disponibile sul sito, il mio sito menteaperta.net e quindi leggetelo, leggetelo. Allora, vorrei adesso, se avete altre domande, c'è qualcuno che fa altre domande, se no magari faccio un paio di altre cose, C'è nessuno che vuole intervenire con altre domande? Prego, Siamo quasi in chiusura, abbiamo fatto già un'ora più di trasmissione. Allora, volevo dirvi che vi ricordo che io sono il promotore del piano B e piano C, vivo da più di un anno e mezzo in Tanzania e mi trovo molto bene e sto assistendo tutti coloro che vogliono, che hanno intenzione di mettere insieme un piano B. Le cose in Italia e in Europa non stanno andando bene, anche, direi tutto nel mondo occidentale, e do la possibilità di venire a visitarmi, visitare Tanzania e Zanzibar, con la settimana investigativa, no? Quello che chiamo la settimana investigativa. Io ho messo insieme 2 prospetti nei quali presento sia il piano B, che per coloro che cercano lavoro, per piccoli, medi e grandi investitori, ovviamente che vogliono venire qua, in cui spiego tutto, e il prospetto piano C per i pensionati e i volontari. Quindi se c'è qualcuno che ha, insomma, una situazione particolare in Italia contro le vaccinazioni, eccetera, eccetera, tenete presente che ora a gennaio definiranno, nella prossima riunione del G20, renderanno operativo la vaccinazione obbligatoria per tutti. Io questo ve l'ho detto 2 anni fa, queste cose qui adesso purtroppo stanno arrivando, e quindi ritorneremo, ci sarà la solita tiratera con questa pandemia, con le solite cose. Qualcuno magari, ecco, non lo so, qualsiasi ragione possa venire, no? E mi contatta. Il fatto che siete già amici, tra virgolette, seguite i miei interventi, il prospetto informativo potete richiederlo gratuitamente e io Massimo, non si sente più niente. Mi sentite adesso? Adesso sì. Ecco, avete perso quanto? 1 minuto 30 secondi? Cos'è che non poi sono andata veloce? Un minuto almeno. Ecco, no, dicevo che sono promotore del piano B e del piano C per venire
in Tanzania, trasferirsi in Tanzania anche temporaneamente. Tutti coloro che sono interessati mi possono chiedere il prospetto, i due prospetti, li mando gratuitamente. Il primo è per chi cerca lavoro e per piccoli, medi, grandi investitori. Il secondo, il piano C, è per pensionati e per volontari. Vuol fare un'esperienza della vita, costa relativamente poco, mi può sicuramente contattare. Naturalmente c'è tutto un discorso da fare di consulenza, perché bisogna sentirsi, no? Vedersi direttamente, parlarsi, insomma, definire prima di tutto la settimana in cui, nella quale uno vuol venire. Se vuol rimanere anche più tempo non ci sono problemi, e sarà un'esperienza molto particolare, perché capirete come si vive qua. Non sarà una vera e propria vacanza, no? Sarà una vacanza integrata da tutta una serie di esperienze, per cercare di farvi capire come lo stile di vita che c'è qua. Come sempre ci sono le cose che mi piacciono meno, ma questo, a qualsiasi parte ti sposti, hai questa situazione. Dicevo che al G20, non so se l'avete sentita questa parte, il prossimo G20 dovrebbe tenersi a gennaio, renderanno operativa la legge sulla vaccinazione obbligatoria per tutti, che posso parlare, era prima, diciamo così. Ecco, domande, chiudiamo qua della poca qualità di linea, e io sono a disposizione, ovviamente, no? Come dicevo, sono a disposizione. Chi vuole i contatti del dottor Manca, i contatti miei e suoi sono alla fine del report, sul sito menteaperta.net. Proprio alla fine ci sono anche i contatti diretti, potete chiamare direttamente lui. Chi mi vuole contattare può farlo anche tramite email a m.com. C'è nessuno che ha domande in chiusura? Ecco, tenete presente che cammin facendo, se la guerra andrà avanti, come immagino io, ho avuto la notizia di poche settimane fa che dalla Polonia, perché sembra che probabilmente la terza guerra mondiale, io ne ho parlato ieri in un intervento che ho fatto con ieri l'altro con l'amico Ubaldo Croce. Trovate tutti i miei interventi sul mio canale, quelli che faccio anche sull'oro e sul piano B e C, e sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri. Quindi vi invito, chi è curioso soprattutto di simbologia, vi invito ad andare a vedere l'intervento che ho fatto 2 giorni fa, che trovate sul mio canale, perché scoprite delle cose di cui non vi ha mai parlato nessuno, credo, al mondo, per quello che mi riguarda. Quindi noi ci riaggiorniamo sicuramente, augurarvi un buon fine settimana e a presto. Grazie. Grazie Walter. Grazie, grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie, un saluto a tutti. Ciao ciao. Grazie. Buona giornata.